situazione sempre più preoccupante nella zona della chiesa di San Giuseppe, è diventato un dormitorio e luogo di spaccio, anche una nostra troupe aggredita durante il servizio. Vita nuova per l'ex deposito FTV di Via Napoli, l'edificio degradato e pericoloso verrà abbattuto per lasciare spazio ad un parcheggio a servizio del quartiere. Blitz della Digos contro i vertici dei gruppi antagonisti ritenuti registi degli scontri in Valle di Susa nel luglio scorso, indagata anche la portavoce del Bocciodromo. Nasce nel centro storico la prima rete di negozi che consente ai turisti extra UE la possibilità di fare acquisti con le stesse modalità fino ad oggi riservate alle aree commerciali degli aeroporti. Ne fanno parte oltre 40 negozi. È iniziato oggi il corso per i neolaureati non specializzati che saranno destinati nei pronto soccorso del Veneto, a lezione i primi 25 che arrivano anche da fuori regione. Piccoli risparmiatori crescono, con il nuovo anno ai primi nati verrà aperto un conto corrente con 50 euro, accordo tra comune e un istituto di credito.